tutti ragazzi and welcome to my channel. In this video, nel video di oggi non mi andrò a truccare dal momento che, come avete visto, ho fatto già tutta la base, labbra, sopracciglia, cose varie. Non ho fatto però gli occhi, quindi li ho lasciati completamente scoperti. Per quale motivo? Perché ci servono per il video di oggi. Non sarà un video makeup, bensì mi è arrivato un pacchettino da TTDI. Per chi non lo sapesse, questa è una marca di lenti a contatto colorate, che possono essere lenti a contatto per Halloween, lenti a contatto da tutti i giorni, quindi colorate, possono essere anche semplicemente azzurre, verdi, grigie, insomma non per forza delle lenti molto finte o dai colori pazzi. Quindi c'è davvero di tutto sul loro sito, vi lascerò poi il link del sito qui in info box. È la prima volta che faccio un ordine dal loro sito, sono super emozionata comunque perché è da tanto tempo che avrei voluto testare, diciamo, delle lenti a contatto, cose di questo tipo. Non le ho mai messe, essendo la prima volta che vado ad applicare delle lenti a contatto, lo farò in diretta con voi. Onestamente non penso che... ma perché? Non l'ho mai fatto prima, non so assolutamente come si faccia, quindi ho visto dei video tutorial a riguardo, ci sono delle persone che mi hanno consigliato, quindi spero di riuscire. In caso io credo che veramente ci sarà da ridere. Sono lenti di 12 mesi, perciò è davvero una durata pazzesca per il costo che hanno. Effettivamente non sono troppo economiche, se posso essere sincera, ma se approfittate degli sconti che hanno comunque anche durante l'anno, per esempio da Halloween, o degli sconti che vi vengono dati. Sto cercando di farmi dare anche uno sconto, gli ho scritto una mail e adesso vediamo poi quando mi rispondono, dato che l'ho fatto veramente da pochissimo e non mi hanno ancora risposto. Spero per quando uscirà questo video che appunto voi possiate già avere lo sconto, in caso lo troverete in info box. A questo punto, dopo questa breve introduzione, direi che possiamo passare direttamente al pacchettino. Il pacchettino mi è arrivato in questo modo, è un pacchettino tutto colorato, qui c'è la loro scritta, il loro nome, TTDI. Allora, all'apertura, se magari riesco a non far cadere nulla, troviamo questo foglietto, sono degli stickers e li trovo veramente stracarini. Oh, sono al contrario, perfetto. All'interno troviamo anche questa card dove praticamente dietro c'è scritto "Wanna win free contacts? Check these two methods". E praticamente ci sono due metodi per ottenere delle lenti a contatto gratuite. Innanzitutto, uno dei quali dice appunto: posta una tua foto o un video con l'hashtag TTDI e appunto hai una chance di vincere un paio di lenti a contatto gratuite. Per quanto riguarda il resto, puoi anche magari postare il look appunto su Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. All'interno della scatola poi troviamo questo. Allora, questo qui, che secondo me è davvero veramente cute, è praticamente un hand mirror, che sarebbe lo specchietto. A questo punto andiamo ad aprirlo e vediamo subito cosa ci si cela dietro a questa bustina. Ok, hanno messo uno specchiettino, hanno già pensato a tutto loro, dove praticamente voi potete appunto facilmente inserire le lenti a contatto. Lo specchietto non l'ho ordinato, ovviamente, penso che sia in omaggio. Le scatoline delle lenti a contatto sono fatte in questo modo. Alcune, quelle naturali, c'è scritta la colorazione con la fotografia. Invece, con quelle di Halloween, quindi quelle praticamente effetto finto, non c'è sopra l'immagine e alla fine la colorazione. Sono semplicemente scatolette così, sono fighissime comunque. Le lenti a contatto che ho acquistato sono queste, sono appunto contenute in queste scatoline, troppo cute, bellissime. Dopodiché, un'altra cosa che c'era nel pacchettino sono le loro custodie. Allora, sono tutte fatte in questo modo, non sono diverse, quindi sono tutte verdi e gialle. All'interno della scatolina troviamo questo aggeggino, e insomma dovrebbe servire per toglierle. Ah, ma c'è anche il cosino per metterle. No, vabbè raga, hanno pensato a tutto. Ok, io non so come si faccia, spero anche che sia pulito, adesso non lo sarà più perché l'ho toccato, però in teoria dovrebbe servire per inserirle senza inserirle con il dito, anche perché avendo le unghie il mio problema sarebbe stato quello, però siccome una mi si è staccata, poteva essere in realtà una cosa positiva. E invece hanno messo anche qua praticamente un aggeggino fatto con una ventosina qui,
dove voi lo inserite. Boh, dopo lo proviamo. La scatolina delle lenti è questa. L sta per left, R sta per right, quindi destra e sinistra, cioè ok, sinistra e destra. In realtà va bene, il mio senso dell'orientamento è fantastico. Qui è praticamente dove aprite, dove poi metterete il liquido. Per quanto riguarda il liquido, quello che ho fatto io è stato comprare una soluzione unica a parte, l'ho comprata su Amazon. In teoria andrebbe cambiato ogni sera, ogni volta che si utilizza la lente, in teoria dovrebbe essere pulita con le goccine apposta. La soluzione di cui vi parlavo che ho preso è questa. Hanno messo un cofanettino dentro per le lenti. Per il resto questa è la soluzione a gocce dove praticamente bisogna andare a lavare ogni volta e quindi cambiare l'acqua delle lenti. Insomma, poi ci sono tutti questi pacchettini che sono tutte le custodie delle varie lenti. Ne ho prese 6, quindi sono 6. Mi hanno aggiunto, non so come mai, ma penso per fare comunque una cosa carina, sono stati veramente molto molto carini, hanno messo dentro queste due. Questi due cofanetti con dentro praticamente tutti i brillantini. Queste sono delle stelline, anche queste rosa, viola. Allora, è arrivato il momento cruciale. Io ho paura, onestamente, ho veramente tanta, 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 tanta paura. Il procedimento adesso sarà abbastanza cruento. I video che ho visto di solito dicono che appunto è normale piangere la prima volta, quindi mi aspetto che mi escano ovviamente le lacrime. Non vorrei che andassero rovinarmi la base, ma probabilmente sarà così. Quindi niente, io spero che voi riusciate più che altro a vedere. Allora, in teoria così dovreste vedermi. Non è delle migliori comunque la qualità, però penso che possa andare meglio rispetto alla fotocamera interna comunque di prima. Allora, la prima cosa che vado a fare assolutamente è lavarmi le mani dal momento che non posso assolutamente andare con le mani sporche all'interno dell'occhio. Questa è sicuramente la prima cosa da evitare. Le prime lenti che voglio andare a provare sono queste. Ok, ecco qui le lenti, sono contenute all'interno del loro liquido. A questo punto io ho prelevato la lente, che è questa. Ho guardato vari video riguardo, come vi dicevo, e ho scoperto che se la lente si gira praticamente a cappello di prete, allora non è nel verso giusto. La lente non deve fare questo, ma deve fare questo. Deve essere in questo semicerchio. Ora io ho veramente strapaura. Comunque dovremmo aprire l'occhio, no, oddio raga, piango. Aprire l'occhio e inserire la lente. No, ce la faccio! In genere dicono che il metodo migliore sia tirare su. No, ma come si fa? Forse la tattica è tenere l'occhio aperto ma inserirla dall'alto. Quindi boh, vediamo. Sembra una tortura comunque. Com'è possibile? Cioè, non ho l'occhio? Forse devo fare così. Raga, non ce la faccio più, non riesco, non sono capace. Brucia, mamma ragazzi, è una cosa assurda. È stata una tortura. Però mi piace molto l'effetto. Io penso di avere l'occhio troppo piccolo e anche con questa forma un po' allungata. Quindi diciamo che è un po' impossibile cercare di aprirlo totalmente. Non riesco, cioè, sono più grandi del mio occhio. Adesso devo toglierle. Aiuto! Ok, le prossime sono grigie. Questa è la lente. Infatti, queste si chiamano Polar Grey. Il prossimo paio di lenti che andiamo a vedere è questo. Queste sono le lenti totalmente bianche, quindi andiamo a vedere, sono quelle di Halloween. Non sono capace, però diciamo che penso di aver capito bene o male la tattica che può funzionare per il mio occhio. Poi magari non so se sono io che sbaglio, appunto, che è la forma dell'occhio, eccetera, eccetera. Comunque non avevo capito come inserire la lente, quindi
Non andrò a mettere l'altra perché ho paura poi di non vederci più e quindi poi a toglierla potrebbe essere un po' difficile, quindi magari lasciamo in questo modo. Passiamo al prossimo pacchettino di lenti. Queste invece sono quelle bianche, ma si vede la pupilla. Anche qui questa è la lente. Ok, wow. Ecco, l'unica pecca di queste lenti è che effettivamente danno un po' fastidio, non riuscirei a tenerle per una serata di Halloween, riuscirei a tenerle però per fare appunto un make-up o una foto o qualcosa del genere, più per quello. Le prossime lenti da provare sono queste qui, sono fatte in questo modo, sono molto simili alle Queen Blue, queste si chiamano Aquaman Baby Blue. Queste praticamente rimane un po' il vostro colore all'interno. Teoricamente questo è il risultato. Ultime lenti per la mia gioia e sono quelle totalmente nere. Mi lascia praticamente una luna verde all'interno dell'occhio, quando in realtà dovrebbe essere così, quindi tutta nera. Effettivamente, ok, l'effetto è bello, però non mi piace il fatto che rimanga la parte chiara sotto, quindi a parte quello, per il resto bellissime, però insomma, se dovessi fare una foto in questo momento, ho una luna all'interno dell'occhio, insomma, non è proprio il caso. Quindi eccomi tornata, abbiamo visto tutti i tipi di lenti. Mi vedete molto diversa per il fatto che appunto ho registrato il video in 3 giorni diversi, i primi due dei quali ho provato le lenti e questo in cui vi farò un attimo di recensione. Non è una cosa voluta, avrei voluto filmare il video tutto in un solo giorno, il problema è che non ero capace a mettere le lenti inizialmente. Quindi già provando le prime due paia di lenti ho iniziato a accusare problemi, nel senso che i miei occhi non ce la facevano più, visto che comunque erano stressatissimi. Ci ho messo davvero mezz'ora per occhio, quindi in effetti è stato un po' complicato inserirle. Ad ogni modo, è passata una settimana da quando ho registrato le prime due parti delle lenti e quindi ho avuto modo di testare, così da potervi fare una recensione comunque a 360 gradi. Allora, partiamo dal fatto che per quanto riguarda quelle naturali, ovvero effetto naturale, ho avuto modo di testarle tutta la sera, di giorno, dalla mattina fino alla sera, per capire anche un po' le differenze. Sicuramente da quello che so ci dovrebbe essere un margine di tempo per il quale potete utilizzare le lenti, quindi una sorta di massimo di ore, perciò è sconsigliato ovviamente utilizzarle tutto il giorno perché sono effettivamente un po' scomode, però non danno problemi. Ho provato anche quello e vi dico che dalla mattina alla sera non mi ha dato particolarmente problemi. Per quanto riguarda il resto, effettivamente non dico che non le sentite perché comunque sono veramente leggerissime. Però effettivamente qua, soprattutto nella parte bassa e un pochino magari indietro, va un pochino a pressare, nel senso che la lente si sente, un pochino è una sorta come di briciolina nell'occhio che però non dà fastidio, cioè a voi non viene voglia di martoriarvi un occhio comunque, quindi su quello va benissimo, super promosse. Quindi, conclusioni, secondo me per le lenti colorate effetto naturale sono veramente leggere comunque, l'effetto è assolutamente naturale, cioè non si vede che avete comunque un paio di lenti, a meno che veramente non vi sparaflesciate la luce qua del telefono e quindi non vi fate la foto super mega iper dettagliata che comunque si vede la lente, si vedono i dettagli della lente. Per quanto riguarda il resto non si vede che sono lenti a contatto, sia al sole sia all'ombra, fuori, in casa, non si vede, esterno interno non cambia. Dipende poi ovviamente da quelle che scegliete. Poi per quanto riguarda invece le lenti a contatto di Halloween, non ho avuto modo di testare e di tenerle su tutto il giorno perché ho notato già dalla prima applicazione che non mi sembravano proprio adatte da tenere su durante la serata, la giornata. Sono più grosse proprio come forma e come diametro, proprio sono più grosse rispetto a quelle naturali. Ovviamente offuscano un po' la vista perché sono veramente grosse. E quelle nere, ad esempio, si vede un po' il nero qua in parte, stessa cosa quelle bianche. Poi ci sono quelle tutte totalmente bianche che si vede un po' sfocato, ma quello è ovvio perché comunque vanno a coprire la pupilla. Ciò che comunque mi ha colpito è stato l'effetto, perché l'effetto è molto bello. Ad ogni modo sono rimasta molto molto soddisfatta di questo sito. Se dovessi ricomprare delle lenti a contatto, sicuramente lo farei lì. Non mi hanno fatto infezione, non mi hanno dato assolutamente problemi. È tutto ben organizzato e strutturato, mi è piaciuto molto, quindi a posto.
Per toglierla vi dirò che in realtà è molto molto semplice, cioè tutti mi hanno detto ah, toglierle adesso farai strafatica, oddio, oddio. No, in realtà a toglierle ho fatto stra presto, cioè veramente 2 secondi, pinzettina, la sposto con l'unghia in basso, la prendo con la pinzettina praticamente o anche semplicemente prendendola così e quindi faccio veramente molto presto per toglierle e a metterle che ci metto ancora un po', però penso di aver trovato bene o male anche il mio metodo. L'unica cosa è un attimo sistemarle, soprattutto quando magari si fanno un po' le bolle d'aria all'interno della lente e lì bisogna starci un attimo dietro. Il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se volete farmi sapere che ci siete, che mi seguite, lasciate un mi piace, un commento, a me farebbe davvero molto piacere, come vi dico sempre, mamma mia, queste mosche. Magari nei commenti potete scrivermi appunto se avete mai provato delle lenti a contatto, se avete mai acquistato da questo sito, se invece portate effettivamente le lenti a contatto giornaliere o anche semplicemente come trovavate le lenti che vi ho mostrato oggi. Grazie di avermi seguito fino a qui, se l'avete fatto, noi ci rivediamo in un prossimo video.